E purtroppo dobbiamo darvi una notizia tristissima perché la comunità di Tempio Pausania piange in lutto per la prematura scomparsa di Alessandro Achenza, 57 anni, figura emblematica del panorama culturale e artistico locale, noto per la sua poliedricità e creatività. Achenza si è spento oggi dopo una lunga battaglia contro una malattia, lasciando un vuoto incolmabile nel tessuto culturale della città. La Camera Ardente verrà allestita nel Teatro del Carmine e resterà aperta al pubblico domani dalle 11:30 alle 16:30, alle 16:45. Dalla piazza del teatro partirà il corteo che accompagnerà il feretro fino alla Cattedrale di San Pietro, dove verrà officiato il rito funebre. Il sindaco Gianni Addis ha proclamato il lutto cittadino dalle 16:30 alle 19:00 in concomitanza con la celebrazione delle esequie. È prevista l'esposizione delle bandiere del municipio a mezz'asta e l'invito a sospendere le attività commerciali durante il funerale. Ovviamente da tutta la redazione di Teleregione Live le più sentite condoglianze alla famiglia. Parliamo adesso di cultura e di spettacolo. Andiamo a Cagliari perché torna in scena al Teatro Lirico dopo 27 anni l'Italiana in Algeri di Gioachino Rossini. Lo spettacolo debutta domani sera alle 20:30, previste poi 7 repliche fino al 12 maggio. Martedì si è svolta la prova generale, c'era per noi Bruno Ghiglieri. L'ultima volta al Lirico fu 27 anni fa, nel 1997. L'Italiana in Algeri, prova sorprendente di un Rossini 21enne, arrivò a Cagliari nell'allestimento firmato da Dario Fo. Questa volta l'opera rossiniana andrà in scena per 8 serate a partire da domani con la regia di Vittorio Borrelli e la direzione musicale di Massimo Zanetti. Lo spettacolo proviene dal Teatro Regio di Torino. Il sipario della prima si leverà domani alle 20:30. Sul palcoscenico un cast di specialisti: Teresa Iervolino nei panni di Isabella, Antonino Siragusa sarà Lindoro, Mustafà e Taddeo avranno voce e fattezze di Fabrizio Beggi e Bruno Taddia. La trama nasce da un fatto di cronaca avvenuto nel 1805, 8 anni prima della gestazione dell'opera, il rapimento di una donna milanese ad opera di corsari del Bey di Algeri. Anche nella realtà la storia ha un lieto fine, culminato nel ritorno in Italia della protagonista. Una follia organizzata e completa, la definizione data da Stendhal all'Italiana in Algeri. Musica, orologeria, un congegno comico perfetto che scaturisce dal connubio fra il libretto di Angelo Anelli e una musica di Rossini fra le più felici. La storia viene sì presa da una storia vera o presunta tale, ma poi si evolve in maniera assolutamente surreale. E già soltanto il finale del primo atto, con questa cacofonia di suoni, con i solisti che pronunciano cose curiose tipo din din, tac tac, boom boom, cra cra, tac tac. Certo che veniva bene la cosa di Stendhal di dire che questa era una follia organizzata e completa. E chiudiamo con lo sport e con il Cagliari Calcio che è alle prese con i... E questa, quindi con il calcio e il Cagliari, era l'ultima notizia dell'edizione odierna del nostro TG Live. Grazie per aver scelto ancora una volta l'informazione sulle frequenze di Teleregione Live. TG Live, telegiornale regionale della Sardegna.